E adesso cominciamo a presentare, Vero Giorgiani, l'amico Giovan Battista Costantino, esperto comunque della storia della rinascita di Bari. Sì. Architetto ed ex docente, ha realizzato interventi di restauro nel centro storico di Patti e ha collaborato per il recupero e la valorizzazione dei resti del castello di San Piero Patti. Realizzatore del Museo Etno-Antropologico di Piraino, ha contribuito alla valorizzazione della cripta e delle mummie presenti nella Chiesa Madre di Piraino, in collaborazione con la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Messina. È autore di varie pubblicazioni e ha collaborato con la Facoltà di Architettura di Palermo, partecipando anche a diversi seminari sulla Sicilia bizantina. E allora, intanto un ringraziamento a chi mi ha invitato, a chi ha avuto, come dire, piacere di chiamarmi. Infatti quando il qui presente amico Archetto Santagati mi ha contattato per propormi di presentare un argomento che riguardasse in qualche modo il territorio del Pordenone per questo convegno, non mi nascondo che un po' di turbanza l'ho avuta. Comunque dopo pochi giorni di riflessione pensai di poter avere qualcosa per cui forse valeva la pena essere qui oggi. Infatti da diversi anni ci si interroga sulla esistenza o meno di una fortezza normanna sul colle di Patti e sono poche, quasi inesistenti, le ricerche in tal senso. Anche perché di fatto sono poche le testimonianze e i riferimenti oggettivi. Infatti in maniera più approfondita oggi solo un libro ha affrontato in modo molto onesto questo argomento. Il libro in questione è Il Castello di Patti dal 1000 al 2000 di Nino Gadini, che è uno straordinario appassionato del suo paese e delle sue tradizioni. Quanto infatti andrò ad analizzare tiene come filo conduttore questa pubblicazione realizzata negli ultimi anni del secolo scorso. Ovviamente condivido questa ricerca che negli anni ha appassionato anche me, ma per l'occasione ho voluto dare un indirizzo un po' più tecnico, unendo la ricerca storica del libro alle intuizioni architettoniche e tecniche che fanno parte del mio mestiere. Si deve dire, come prologo comunque, che il colle su cui sorge Patti era originariamente un luogo dalla conformazione apicale principalmente rocciosa, attorno alla quale poi, nei secoli, si è venuto a creare tutto l'apparato urbano che vediamo oggi. Dunque molto probabilmente tutto nasce e si sviluppa da un primo embrionale nucleo fortificato posto su di una rocca. In questa seconda diapositiva vediamo infatti, si vede la ricostruzione ovviamente molto schematica dell'ipotetica torre di origine bizantino-araba di cui si presuppone l'esistenza come primo nucleo di partenza del sito. Nella pianta accanto infatti vediamo la torre che oggi come è posizionata rispetto invece all'attuale cattedrale. Si sente? Sì. Rispetto all'attuale cattedrale. Con i resti, sono quella parte dei resti in azzurro che vedete, sono quelli oggi visibili e che sono davanti al sacrato e in parte vengono inglobati nella stessa muratura del sacrificio. Le fondamenta hanno in parte funzione di appoggio a quella della cattedrale stessa, come accade anche ad altre parti murarie dell'intero complesso architettonico che vedremo in seguito. Comunque le prime notizie del sito, che oggi è sede vescovile, si hanno già ai tempi di Traiano e come ci racconta lo storico Vito D'Amico, esso era un castello di dindari ma di vetusta origine che ebbe incremento proprio sotto Traiano, dunque tra il primo e il secondo secolo d.C. Ed è proprio la parola vetusta che ci porta a fare un salto indietro. Questa è forse la notizia, l'informazione che più di ogni altra pone lontano nel tempo la costruzione. Questa è edificata nel punto più alto dell'intero costone roccioso. Bisogna tenere conto che il sito in questione ha avuto forti rimaneggiamenti nel tempo e che originariamente era solo un posto su un piccolo roccioso lato che il lato valle va a strapiombo verso il torrente Montagna Reale, che gli altri lati, sud, est e nord, sono caratterizzati da vistosi declivi. Le presunte origini di un luogo abitato comunque si deducono anche a seguito della distruzione dell'antica Tindari da parte dei Saraceni avvenuta dopo l'827. Gli abitanti emigrarono in Patti dove già vi era di fatto un nucleo abitato che potesse accoglierli e difenderli. Patti dunque, almeno in un suo embrionale sito, esisteva e si ampliò dopo la caduta di Tindari attorno a un sito fortificato preesistente, sicuramente una fortificazione di origine quantomeno bizantina. In questa terza immagine vediamo quello di cui abbiamo parlato proprio prima. In questa foto infatti si vedono i resti del presunto vecchio torrione, ancora oggi visibili su quello che è divenuto oggi il sagrato della cattedrale. E si nota anche un'altra cosa, ovviamente più recente, che la facciata della cattedrale è riscoperta negli anni Ottanta dopo un intervento di restauro della chiesa e che molto probabilmente è la facciata della cattedrale costruita dopo l'abbattimento del Don Giovanni Normanno.
in questa quarta diapositiva invece andiamo a vedere, ecco, questo disegno, anzi più altro, come per la torre che abbiamo visto prima, si ricostruisce ovviamente in modo molto schematico, in base agli elementi riscontrati che vedremo in seguito, una ipotetica pianta del Donjon Normanno. La sua costruzione è opera del Gran Conte Ruggero e segue molto probabilmente le stesse forme architettoniche poi utilizzate per altri donjon. Infatti le sue presunte misure sono simili a quelle di altri come Trano, Paternò e Motta Sant'Anastasia. In quest'altra immagine invece vediamo proprio il posizionamento dei resti di questo ipotetico dongione rispetto alla cattedrale che oggi potete trovare a Patti. Infatti la presenza del dongione dunque è ipotizzabile o quantomeno desumibile da alcune parti murarie ancora visibili, da altre emerse nel corso degli anni, da fatti e testimonianze dirette e non, da evidenze architettoniche presenti, da quelle narrate e di cui si ha memoria. Da tutto ciò si può ipotizzare un posizionamento della pianta del dongione rispetto all'attuale cattedrale così rappresentata. Infatti le parti in azzurro evidenziano le parti oggi visibili, quali possiamo toccare effettivamente con mano. In ocra quelle di cui si ha testimonianza, dunque da riferimenti verbali o scritti, da fatti di cronaca che ad essi ci riconducono. In giallo invece si evidenziano quei resti venuti alla luce e poi interrati, cioè evidenze costruttive recentemente viste e che a causa dei lavori di edificazione del complesso architettonico oggi presente non sono più visibili. Infatti in questo disegno sono evidenziate tutte quelle parti che per un verso o per un altro sono venute alla luce e a conoscenza in varie fasi storiche, ad esempio, per dire, per ciò che riguarda la torre A, che vedete quella in basso, disegnata con la A, per quanto riguarda la torre A, qui il vecchio palazzo vescovile, che oggi non c'è più, ne copriva la superficie prima del crollo del 16 gennaio del 1966. Infatti i solai del piano terra manifestavano delle vibrazioni a segno della presenza di un vuoto sottostante. Questa è, guardate bene, una testimonianza diretta, perché il giorno del crollo era presente proprio quel signore che ha scritto il libro, il signor Cadilli, il libro al quale io mi riferisco, e proprio questa testimonianza diretta significa la presenza di questo vuoto, che si è poi evidenziato nello sprofondamento del pavimento durante il cedimento, portando alla luce dei resti di volte in pietra di un vuoto sottostante che oggi, dopo il suo svuotamento da detriti, mette in luce la galleria esistente, questa galleria 1, quella in azzurro, che va in direzione della torre T, che voi vedete dall'altra parte, all'opposto della torre A. Questa a sua volta è testimoniata dall'esistenza di due pietre che emergono dal muro di contenimento nel quale sono inglobati. Muro che regge la strada che porta all'antico ingresso del castello. Infatti tracce sono presenti lungo il muro di contrafforte posto lato est, che si affaccia sul torrente Montagna Reale a ridosso dell'ingresso della navata della cattedrale. In queste altre immagini, queste fotografie, infatti in queste fotografie evidenziamo quello che abbiamo appena detto, cioè alcune parti ancora alla luce, quelle di cui abbiamo parlato, tra cui uno spigolo del cantonale D già descritto, che sarebbe, non so se col mouse posso indicarlo, questo, lo spigolo del cantonale D già descritto, fino alla torre A oggi demolita, che si trova in questa... perfetto, questo allora dovrebbe essere il cantonale della torre D che emerge dai muri di contenimento che sono stati costruiti in un secondo tempo. Quest'altra qua sopra dovrebbe essere il punto dove c'era la prima torre originaria. Vedete infatti quella finestra, quello è l'ingresso della galleria che poi è venuta alla luce, che è stata svuotata negli anni seguenti, che è venuta alla luce, che oggi è fruibile. E poi abbiamo un'altra foto, quella giù in bianco e nero, che vedete insomma senza bisogno che ve la indichi, quella foto in bianco e nero dove si evidenzia praticamente la cattedrale prima del crollo del 1966, con i giardini vescovili e il palazzo vescovile, che oggi non sono più così ma sono totalmente modificati perché è stato il crollo, la demolizione, la costruzione del nuovo palazzo vescovile, insomma tutta una serie di interventi che ne hanno, come dire, falsificato e mistificato il luogo. Nella prossima diapositiva invece vediamo esattamente un paragone fra gli interni della galleria, questa di Patti, del Torrione, sono questi due, e quella accanto invece è quella di Motta Sant'Anastasia. Cioè vedete che c'è una similitudine e qualcosa insomma che ci fa capire che probabilmente hanno le stesse caratteristiche. Andando avanti, qui abbiamo una ricostruzione della perimetria delle mura del vecchio castello. Infatti
Con l'arrivo di Federico II, come dire, un nuovo impulso edificatorio invece tutta la fabbrica. Nasce la nuova cinta muraria, sono i muri questi che vedete, 7, 8, 6, eccetera, che sviluppandosi lungo il costone roccioso, cioè si appoggiano proprio sulla roccia, dà una nuova forma complessa al tettonico, avvolge un'area più ampia e dà al sito la possibilità dell'ampliamento del cenobio, cenobio che, di cui poi parleremo dopo, nell'edificazione della cattedrale e di altre parti poi evolutesi nei secoli seguenti. Comincia così lo smantellamento di questo donjon, di questa costruzione normanna, che qui vediamo rappresentato con la linea tratteggiata, il quale in varie fasi viene demolito e inglobato nelle nuove strutture, lasciando solo poche parti visibili e utilizzabili, con l'interramento infatti delle parti G2, G3, G4, non so se riuscite a leggere nella piantina, che sono le parti delle gallerie interne del donjon, e della torre B, C e D, ci sono le altre tre torri su quattro. La torre A non viene interrata nella parte fondazionale e, come abbiamo visto, si evidenzia durante il crollo, perché se fosse stata interrata ovviamente non ci sarebbe stato il crollo interno. Si vengono così a creare le condizioni necessarie all'edificazione di nuovi corpi di fabbrica e, grazie anche alla costruzione di una cinta muraria e a contenimento dei terreni, il sito viene livellato negli spazi, nel senso che infatti gli spazi che voi vedete esterni P1, P2, P3, P4 così indicati saranno sede poi di nuovi edifici e di piazzale a servizio delle nuove strutture che verranno nei secoli seguenti. Qui si vede lo sviluppo del complesso architettonico con la nascita di tutta la nuova cinta muraria del castello, che nei secoli seguenti ancora sarà anch'essa in parte circondata da una seconda cinta ancora più ampia, che sarà poi quella della città di Patti. Questi spazi P1, P2, P3, P4 sono tutti punti, spazi dove è stato riversato terreno o di riporto o della demolizione del dongione. Tant'è vero che durante il crollo di un terremoto che c'è stato, queste abbesse di rotonde che voi vedete, non esistono, non sono più così, sono quelle della prima cattedrale originaria, sono crollate verso il basso, proprio perché erano tutte zone, come dire, di terreno da riporto che non aveva nessuna solidità, e questo ha creato di fatto questo scomparso in quel periodo. La nona diapositiva. In queste due fotografie si evidenzia la cosiddetta torre normanna, detta anche Colombaia, che viene rappresentata in questo dipinto del 1710, che è un dipinto custodito nella chiesa di San Nicola in Patti. Questo dipinto è dedicato a Santa Barbara, e non a caso, credo io, perché probabilmente perché in questa torre, che era la più esposta agli assalti esterni ed è quella che è stata costruita subito dopo a protezione del cenobio, vi erano una notevole quantità di armi da difesa, perciò leghiamo Santa Barbara alla difesa e all'uso delle armi. Nella foto accanto invece ciò che oggi rimane di questa torre, ed in basso a destra la monumentale Fontana Napoli. La caratteristica di questa fontana, che come dire, non è proprio una cosa certa, comunque prende il nome dall'omonimo vescovo, cioè il vescovo Napoli, dall'omonimo vescovo. Di esso si dice che sia formata al vecchio sarcofago marmorio dove erano custodite in un primo tempo le spoglie della regina dell'Asia. Infatti l'attuale tomba di Delasia fu fatta costruire dal vescovo Bartolomeo II Sebastian, che fu reggente tra il 1549 e il 1568. Ed è molto probabile che il Monsignor Napoli, nella prima metà del Seicento poi, abbia trovato il sarcofago inutilizzato durante i lavori di restauro del cenobio, dove era seppellito nel primo momento, ed usato così per la realizzazione ed abbellimento della fontana. D'altronde quello fu per molto tempo, per molti secoli, l'ingresso principale al castello e alla cattedrale. Avanti. A questo punto, facendo un passo indietro, cioè quando nel 1094 Ruggero decreta la nascita del monastero benedettino, qui si dovette costruire un cenobio e questo fu addossato al muro nord-est del donjon già esistente. Questo accadde sicuramente dopo il 1131, anno in cui i monaci divennero canonici e il monastero venne elevato a vescovato. Poi fu costruita quella che attualmente è detta la Torre Colombaia, con quella di cui abbiamo parlato prima, che fu proprio nacque a difesa di questa parte più debole del fabbricato. Nata sicuramente appunto a difesa di questa nuova fabbrica, altrimenti troppo esposta all'esterno. Poi tra il 1200 e il 1300 avviene dunque, in questo periodo, la metamorfosi e l'ampliamento del vecchio dongione, e il sito prende forma di vera e propria fortezza. Nascono nuove mura, cinte più ampie, e l'abbattimento del dongione fa spazio a nuove edificazioni dettate da altre esigenze, come si nota in questi disegni di Francisco del Negro realizzati tra il 630 e il 640. Qui si evidenzia la cattedrale prima del terremoto del gennaio del 693 con le abside rotonde, il campanile edificato nel 588, e sono visibili mura, torri, il primo palazzo vescovile e tutta la fortificazione del castello.
Dunque l'ampliamento del castello e la costruzione della cattedrale sono avvenute solo dopo la demolizione del Donjon Normanno, anzi lo stesso è stato molto probabilmente cannibalizzato per l'ampliamento di tutto il sito architettonico. Del preesistente insediamento comunque si salva solo l'ala del Cenobio, che viene ampliata e poi collegata alla torre di cui abbiamo parlato prima, chiudendo così il vecchio ingresso e aprendo un nuovo ingresso che è quello di cui abbiamo parlato prima, da dove c'era la fontana a Napoli. Alla morte di Federico II, giusto come notizia di cronaca, la salma durante il viaggio verso Palermo sosta per la veglia dei sudditi nella cattedrale di Patti, dove rimane per diversi giorni. Questa conferma dell'importanza del sito architettonico. In queste immagini invece, in questo disegno, che ricalca la precedente palermitiera del Castello del Nero che io ho riprodotto, viene posizionato in conseguenza delle misure teoriche e delle parti note il vecchio Donjon rispetto all'intero complesso del castello. Abbiamo fatto questa sovrapposizione in base a quello, alle notizie imposte e ai luoghi che abbiamo trovato. In conseguenza delle misure tecniche e delle parti note, il vecchio Donjon rispetto all'intero complesso del castello. Da qui si nota come l'evoluzione architettonica del sito sia stata negli anni di grande trasformazione. Se si pensa che il rettangolo centrale del Donjon, quel rettangolino rosso, era il nucleo originale di tutto il sito. Qui sono evidenziate le varie torri, la torre G che sarebbe quella rotonda che poi vedremo dopo, la torre F, la torre Colombaia, quella romana che abbiamo parlato prima, alcune porte, Porta della Morte, Porta Falsa, e il nuovo passaggio creato dopo la demolizione del Donjon, che diventa l'ingresso alla fortezza. Lo sviluppo della cinta muraria, il piazzale interno, sono alcune stalle e tante altre edificazioni. La Porta della Morte, giusto per una curiosità, è detta, viene chiamata così perché durante i Vespri, proprio in quel luogo, furono trucidati intorno a 20-25 francesi, proprio perché era il periodo dei Vespri. In questa immagine invece vediamo, si evidenzia l'attuale struttura esistente, con la presenza di resti delle vecchie mura, con i contrafforti, la parte che riguarda il Cenobio, che dunque la parte che riguarda il Cenobio si riferisce l'altro pulsante, quello di sopra, perfetto. Questo è il Cenobio, la parte del Cenobio, questa è la torre che abbiamo detto prima, questa parte era vuota e da qui c'era il vecchio ingresso al castello. Chiusa questa parte, l'ingresso al castello nasce da qua e sale lungo i bastioni, tant'è che in quest'angolo si vede male, ma c'è la famosa fontana Napoli. Questi sono i topioni a contrafforti, queste finestre evidenziano la galleria che abbiamo visto prima. Dunque il Donjon Normanno non partiva a questa quota, ma partiva qua sotto, perché il costone roccioso parte da qua. Tutto quello che è al di sopra di questo è tutto riporto, tutto ricostruito, e tutto al di sopra di quella che è la natura del terreno. Poi vediamo, in questa altra immagine abbiamo, qui è l'ingresso, l'ultimo ingresso al castello che è stato costruito, questo muro fa parte di questa torre, questo muro qua. Mentre questa è la torre rotonda, l'ultima torre rimasta in vita fino agli anni 60, poi fu distrutta assieme al palazzo che vedete dietro, che è un palazzo dell'Ottocento del Vescovo Ursino, e questa parte fu distrutta per la realizzazione del nuovo palazzo vescovile, un cemento armato bellino, insomma siete simpatici da vedere, chiamiamola così. Poi abbiamo una sequenza velocissima di altre tre diapositive che sono divise in cinque disegni e sono questi. Praticamente questa è una sequenza di cinque disegni dove si evidenzia l'evoluzione planimetrica ma schematica del sito nelle principali fasi di costruzione e demolizione dei vari manufatti, fino all'attuale cattedrale. Infatti il primo, dove c'è il torrione originario, dovrebbe essere schematicamente il vecchio torrione di origine bizantina, attorno al quale viene edificato il Donjon Normanno. Le parti colorate sono tutte quelle parti di cui si ha notizia, si ha visibilità, si ha informazione e perciò si ha certezza dell'esistenza. In quest'altro invece la terza fase è l'attaccamento laterale del Cenobio, che viene attaccato al vecchio Donjon nel momento in cui viene elevato al Vescovato. E poi abbiamo questi ultimi due, dove c'è la costruzione della prima cattedrale, che è la causa principe della demolizione totale del Donjon. Cioè la prima cattedrale è quella che dà, come dire, il colpo di grazia al vecchio Donjon Normanno. Nell'altra immagine, quella accanto, la parte rossa è quello, lo schema della cattedrale vecchia, mentre la parte sottostante è la nuova cattedrale, quella che attualmente potete visitare. Dove c'è quel numeretto 5 piccolo, quello è quel pezzettino che rimane
delle, almeno nelle nostre ricostruzioni, nell'ipotesi che noi facciamo, che rimane del pezzettino centrale del dongione, che potrebbe essere anche una parte del vecchio monastero, del vecchio, della vecchia torre bizantina. Tutto qua, semplicissimo, veloce. ovviamente volevo fare, scusate, due o tre secondi, voglio, oltre a ringraziare gli organizzatori, volevo ringraziare, un ringraziamento particolare va agli amici del club Salvatore Quasimodo di Patti, con i quali sto condividendo momenti di particolare interesse socioculturale e che tanto fanno per mantenere viva la vita culturale della mia città.